E salve popolo di YouTube. Yeah, essa é a folha de Deus. De Deus. Sim. Pra mundo que se perdeu. Da escuridão a justiça resplandece. Hey. Black, esse Deus se chama Black. Ragazzi, lo so, quest'anno il canale riparte un pochino in ritardo. Questo non è dovuto alla mia mancanza, perché questa non è la prima volta che registro il vlog di inizio nuova stagione del canale. Oggi per me è il 26 settembre, il precedente vlog l'ho fatto la bellezza di più di 2 settimane fa, quindi eravamo proprio agli inizi di settembre e volevo ripartire. Però ci sono stati degli enormi cambiamenti nella mia vita e quindi il vlog precedente non aveva più alcuna validità. Allora, cosa sarà successo di così eclatante? Purtroppo per me sono successi 2 avvenimenti a dir poco inaspettati. Il primo, che purtroppo ci sono stati problemi di salute molto gravi nella mia famiglia, la cosa non riguarda direttamente me, ma una persona alla quale voglio molto bene, che ha rischiato veramente grosso, ed è stato tutto in un lampo, in un giorno la cosa è degenerata, però alla fine è andato tutto per il meglio. Adesso è tutto stabile e non c'è più nulla di cui preoccuparsi. Attualmente questo problema di salute si è completamente risolto, per fortuna, però comunque ha avuto delle forti ripercussioni sulla mia persona. Per più di una settimana ho dormito veramente poco, sono stato veramente distrutto anche psicologicamente, oltre che fisicamente. Ma per non farmi mancare niente, anche l'università si è dovuta mettere di mezzo. Io mi dovevo laureare a inizio dicembre di quest'anno, come già mi pare vi anticipai in qualche vlog precedente o comunque in qualche altro video. Invece la sede centrale di Roma della mia università, che è una succursale, ha deciso di anticipare le sedute di laurea a fine ottobre o al massimo inizio novembre, non abbiamo neanche ancora la data precisa per farvi capire, quindi ho dovuto un attimo rivalutare un pochino come gestire il canale. Volevo portarvi la serie Il Cuore dei Cuori prima che arrivasse ottobre o immediatamente nella prima settimana di ottobre, perché mi ci sono dedicato anima e corpo, ve ne ho già parlato un sacco di volte, lo sto programmando da ottobre scorso questa serie in maniera abbastanza incostante, devo dire, solo negli ultimi mesi sono stato molto più costante nel progetto, perciò dire che sto scoppiando dalla voglia di mostrarvela è dire veramente poco o nulla. Però ancora una volta sono stato frenato, perché ovviamente mi devo dedicare alla tesi della mia laurea, alla quale sto lavorando in maniera abbastanza affaticata proprio per gli avvenimenti riguardanti la mia famiglia che sono accaduti di recente. Il 20 ottobre consegnerò la tesi alla commissione che la esaminerà e da lì a pochi giorni poi dovrò andarla a discutere. Inutile dirvi, ragazzi, che una volta che mi sarò laureato avrò almeno un paio di mesi in cui sarò completamente rilassato e potrò finalmente dedicarmi al cuore dei cuori. Quindi lo dobbiamo accantonare per un po' e credetemi, se voi siete dispiaciuti o delusi da questa notizia, io sono a dir poco affranto, devastato da questa cosa, però mi faccio forza e aspetto ancora, riponendo fiducia in chi era interessato a questo progetto. Come gestiremo quindi il canale nell'immediato futuro? Io spero che questo video, che vi ripeto sto registrando il 26 settembre, esca quanto prima, perché prima uscirà, prima avrò riavviato il canale. Gestiremo il canale in un duplice modo. Ci dedicheremo a completare finalmente il cuore delle capsule, del quale ho registrato praticamente tutti i video, ne mancano giusto un paio, non ci metterò nulla, devo solo decidere quando farveli uscire. E poi andremo avanti su Royal con Pollo Grigio. Inoltre, ragazzi, questo l'ho detto anche nell'altro vlog, che purtroppo ho dovuto riformulare, cancellare e portarvi questo. Ho raggiunto un risultato su Royal del quale dire che sono entusiasta e dire veramente pochissimo. Ve ne parlerò chiaramente nel video apposito, perché non voglio spoilerarvi troppo, nel quale tra l'altro vi preannuncio che sarò molto più allegro, perché già l'ho registrato e l'avevo registrato prima che si verificasse questa catena di sfortunati eventi nella mia vita. Quindi state tranquilli, se il canale è ripartito vuol dire che sto mettendo entusiasmo nei video. Oggi sono un pochino giù perché comunque ne ho passate tante, ne sto ancora passando tante, ma mi farò forza come ho sempre fatto e andrò avanti. Non vedo l'ora di sapere cosa ne penserete del video trofeo di Royal, perché non c'è modo più adatto per chiamarlo. Non vedo l'ora anche di vedere come andranno le cose su Pollo Grigio, di cui già ho registrato un episodio prima che capitassero tutte queste cose e che voglio riprendere in maniera costante finché non porterò il cuore dei cuori. Da quando uscirà quindi questa serie su Kingdom Hearts probabilmente porterò 2 suoi episodi alla settimana e magari ci metterò un Pollo Grigio in mezzo. I progetti del canale però sono questi, ragazzi. Il video ho cercato di farlo più breve possibile perché comunque già il canale è partito tardi, non voglio anche ammorbarvi troppo
con cose che bene o male ci siamo detti prima dell'estate, perché sì, tutti gli altri progetti di cui ho parlato nel blog di fine stagione precedente non li posso prendere, inutile dirvelo ora più che mai, però sappiate che il Cuore dei Cuori è prossimo ad uscire, probabilmente uscirà i primi di dicembre perché io massimo metà novembre avrò finito col discorso laurea e potrò completare gli ultimi episodi che mi mancano, perché ragazzi saranno circa una trentina di episodi. Ci sono ancora cose da modificare e da cambiare, quindi non ve lo dico con certezza il numero. E io ne ho già preparati 20, sono completi, non c'è più niente da cambiare. Quindi ho fatto due terzi del lavoro. Del rimanente terzo mi occuperò nella metà di novembre. Detto ciò, ragazzi, vi ripeto che sono veramente entusiasta di aver ripreso il canale, perché comunque YouTube è una cosa che mi fa molto bene, è una mia passione. Sono sicuro che un giorno vi spiegherò anche del perché faccio YouTube in maniera più approfondita. Sperando che non cambi nel tempo la motivazione, ma ne dubito altamente. Non vedo l'ora di caricare il prossimo video sul canale e spero ovviamente che vi piaccia e che siate carichi quanto me, anzi di più di me, e che quindi le cose vi stiano andando meglio di come sono andate a me in questo periodo. Ci vediamo prestissimo, ragazzi, e che piacere ridirlo, non dimenticate mai. Sic parvis magna. Whatever time.